Ben ritrovati amici di Sport a Chilometro Zero con questo nuovo appuntamento tutto dilettanti. Il fine settimana si preannuncia davvero interessante dal momento che si entra nella fase più delicata della stagione per diverse squadre, a cominciare dal campionato di Eccellenza che presenta la finale playoff Valdaccio Bruni Zenit Audax. Chi vince si aggiudica l'accesso alla fase nazionale ed affronterà una formazione del Lazio. Interessante anche la prima fase playoff del campionato di promozione che presenta Arno Laterina, Cortona Camuscia e Audax Rufina Asta. E via via sono tante le formazioni della nostra provincia impegnate nei vari campionati di prima e seconda categoria. Tutti argomenti che andremo ad affrontare insieme a mister Alessio Cocollini, mister Giuseppe Forasassi e il centrocampista dell'MC Valdichiana, Riccardo Rossetti. Ma ora andiamo con il primo servizio e a seguire il commento di Alessio Cocollini. La finale playoff del girone B del campionato di Eccellenza vede di fronte Valdaccio Bruni Zenit Audax. La vincente passerà alla fase nazionale e si confronterà con una formazione del Lazio. Inutile negare che a questo punto della stagione è una partita ricca di fascino. Del resto, la formazione di Andrea Benedetti a partite di questo livello è abituata in questa direzione. Basta rivedere il percorso fatto in Coppa, sia a livello regionale che nazionale. Per quanto riguarda la preparazione di questa finale, la Baldaccio ha avuto modo di fare le prove generali in settimana nel triangolare disputato a Firenze, valido per la Supercoppa Toscana, in partite da 45 minuti contro Montevarchi e Serravezza. Il tecnico Andrea Benedetti ha dato via libera alle seconde linee, favorendo l'impiego di chi ha giocato meno e inserendo dei ragazzi della formazione juniores da allievi che si sono ben comportati, riuscendo a vincere il primo confronto con il Serravezza e perdendo quello con il Montevarchi, che si è aggiudicata la Supercoppa. Comunque la formazione di Benedetti non ha demeritato, sostanzialmente è stato un modo per onorare l'impegno e mischiare le carte. Infatti, sulla formazione anti-Zenit il tecnico mantiene il massimo riservo, anche se dovrebbe essere orientato a riconfermare lo schema tattico del 4-3-3, dove si esaltano le caratteristiche tecniche dei vari Poponcini, Andrioli, Quadroni, la spina dorsale della squadra. Zenit a questo appuntamento ci arriva di rincorsa dopo il successo in semifinale sul Grassina e nell'ultima giornata di campionato sulla Sestese. Anche se mister Andrea Bellini non lascia trasparire nulla sulla possibile formazione di domenica, però dovrebbe essere orientata a scegliere lo schema tattico del 4-3-1-2, una soluzione che mette in risalto la visione di gioco e la pericolosità del trequartista Leonardi Manganiello, 9 gol in campionato e decisivo in diverse circostanze. Fra i pali dovrebbe essere confermato il portiere Alessio Mencaroni, classe 99, e in mezzo al campo la regia sarà affidata a Perugini, altro giocatore di esperienza. Domenica ci sarà la finale tra Baldaccio e Zenit Audax. Io, come avevo detto la scorsa settimana, vedo favorito leggermente la Baldaccio, soprattutto per il fatto che avrà due risultati su tre, anche se mercoledì ha affrontato la Supercoppa e quindi avrà speso anche delle energie, anche se non era una cosa che contava, però quando poi sai a giocare non vuoi mai perdere, quindi sicuramente qualcosa avranno speso. L'Audax va in finale, sicuramente all'inizio non era l'obiettivo primario, era quello di arrivare in playoff, fare bene, però arrivare alla finale, giocarsela, daranno tutto e sicuramente è stata la squadra che secondo me ha giocato meglio la regular season, quindi sarà una partita bella, aperta a tutti i risultati e vedo leggermente favorita la Baldaccio Bruni. Ma la scorsa che partita hai visto? Ho visto Baldaccio Bruni Bucinese nel playoff di Eccellenza, dove il Baldaccio ha vinto, ma devo dire che ha fatto molto meglio la Bucinese, secondo me, perché era una squadra che non meritava la sconfitta, però onore ai vinti, chi ha vinto ha sempre ragione. Però è stata una buona partita, sinceramente. La Baldaccio comunque ha superato il turno e domenica gioca con la Zenit. Ormai arrivato a questo punto può venire fuori qualsiasi risultato, anche se obiettivamente la Baldaccio è una buona società, so che punta anche a fare questo salto di categoria che alla fine lo meriterebbe anche. Il Valdarno FC con un punto di penalizzazione ed una miglior differenza reti, due gol in più rispetto ai chiusi, riesce a salvarsi direttamente senza passare dalla lotteria playout. Quindi complimenti a mister Forasassi che adesso ascoltiamo nell'intervista con Antonio Bruno. Quando sei arrivato a Figline, questo adesso per concludere, no? Poi nel 2011 poi ti sei fermato 3 anni, dove nel 2012 hai raggiunto
terzo posto, nel 2013 il sesto posto. Adesso generalmente la storia si ripete. Adesso che succede? Come pensi di pianificare il tuo futuro di allenatore? Ma senti, adesso al mio futuro di allenatore preferisco il mio futuro da coltivatore diretto, quindi me ne vado un po' in campagna a rilassarmi. No, chiaramente la società dovrà prendere le sue decisioni e dopo un campionato così difficile e stressante penso che sia giusto che rifletta bene, che si prenda tutto il tempo necessario. Ti ripeto, da quando sono arrivato io al Valdarno abbiamo fatto 27 punti, mi pare, in 18 partite, è una media da playoff. Quindi probabilmente questo è un segnale che la società deve tenere presente, sul quale deve lavorare e da questo secondo me deve ripartire. Quindi questa è una squadra che magari con le giuste correzioni può fare un campionato sicuramente più tranquillo e ambire magari anche a raggiungere qualche bella soddisfazione, come magari è stato fatto quest'anno. Abbiamo vinto con Montevarchi, abbiamo vinto con la Zenit, che è un'ottima squadra, con la Bucinese, quindi, però sono soddisfazioni che rimangono fine a se stesse, mentre fare un campionato tranquillo e aspirare magari a entrare tra le prime 4-5 credo che possa essere un futuro prospettabile per questa società. Bene, ti ringrazio Alberto. Grazie a voi. Domenica fondamentale per le squadre del campionato di promozione impegnate nei playoff che prevedono Laterina Cortona e Audax Rufina Asta, mentre i playout si gioca su Biano Ambra. Salva per la forbice superiore a 10 punti il Pontassieve, mentre sono retrocesse Lucignano e Soci. Vi ricordiamo che il regolamento in tutte le categorie, dall'eccellenza alla terza categoria, prevede che al termine dei 90 minuti, in caso di parità, si andrà ai tempi supplementari e qualora dovesse persistere la parità, la vittoria andrà alla squadra meglio classificata al termine della stagione regolare. Ma andiamo con il nostro servizio. L'Arno Laterina non ce l'ha fatta ad arrivare in promozione direttamente e ora è chiamata a ritentarci attraverso la porta di servizio dei playoff e domenica riceverà la visita del Cortona Camicia di Enrico Testini. Per questa semifinale che si gioca con gara secca, infatti nell'arco dei 120 minuti ai gialloblu basta chiuderli in parità, anche se dovranno offrire il meglio del loro repertorio per evitare cattive sorprese. Del resto il Laterina ha dato vita a un campionato esaltante malgrado la partenza sia stata in sordina, però ritrovato l'organico giusto e il ritmo partita è riuscito a mettere di fila 23 risultati utili consecutivi, infatti non perde dallo scorso 30 ottobre quando cadde proprio sul campo del Cortona, per poi rifarsi nella gara di ritorno con il successo firmato da Tom Berli. Cortona Camicia che sa offrire il meglio di sé in trasferta in questa circostanza per superare il turno è chiamata a cogliere l'intera posta in palio negli 11 intestini. Per My Box Baldini per infortunio, le novità potrebbero essere l'impiego dei ragazzi in quota che in settimana il tecnico ha messo sotto esame. L'altra gara playoff è Audax Rufina Asta. In campo anche Subiano e Ambra per giocarsi la permanenza in categoria nello scontro play-out. Nicolè Pratesi in Casentina ha trovato una squadra demotivata, visto un momento negativo, specie nel girone di ritorno, discorso sostanzialmente diverso per l'Ambra di Marco Bernacchia, anche lui arrivato in panchina, ha campionato in corsa per risollevare il morale del suo gruppo e sicuramente sarà una sfida nella sfida fra due tecnici di grande spessore che sicuramente daranno l'impressione di giocarsela a scacchi. Al netto successo dell'Ambra dello scorso 2 aprile nel Casentino non deve trarre in inganno nessuno, perché sicuramente le motivazioni da una parte e dall'altra in questa occasione saranno diverse, anche se la retroguardia gialla-blu deve stare attenta a Michele Terrazzi, 14 gol in campionato di cui 8 gol nelle ultime 10 partite. Per quanto riguarda i playoff di promozione, non è un campionato che ho seguito tantissimo, però l'ho seguito a livello di risultati. Ho visto il Laterina che si è giocato il campionato fino all'ultima giornata e quindi bisognerà vedere come avranno digerito il fatto che hanno cullato il sogno di raggiungere il primo posto e non ci sono riusciti, e quindi bisognerà vedere a livello psicologico come arriveranno. Anche loro arrivano come piazzamento migliore, quindi seconda posizione, 2 risultati su 3. Il Cortona l'ha raggiunto all'ultimo tuffo questi playoff, quindi giocheranno a mente libera e qui vedo leggermente favorito il Laterina. Per quanto riguarda invece la vittoria finale, ci sono dall'altra parte sia l'Asta che la Rufina, 2 squadre fortissime che si contenderanno la vittoria finale.
Io alla fine di tutto penso che la spunterà il Laterina perché avendo anche Insacconi l'uomo partita, l'uomo chiave che gli ha risolto tante partite con 2 risultati su 3, penso che alla fine vincerà il Laterina. In prima categoria è prevista la finale playoff Bettolle-MC Valdichiana, mentre in seconda, per quanto riguarda il girone L, si giocherà Bettolle-Vaggio, mentre nel girone N si affronteranno Virtus Asciano per Ardenga. Per le due finali playout, nel girone L Fortis Arezzo-Capresana, mentre nel girone N ci sarà Montecchio-Città di Chiusi. E adesso l'intervista di Antonio Bruno con Riccardo Rossetti, centrocampista dell'MC Valdichiana. All'inizio della tua carriera, a metà degli anni 2000, a Castelnuovo hai vissuto un'esperienza simile, forte, molto forte, dove in palio c'era il campionato di eccellenza. Ci sono delle similitudini tra quella prima esperienza e quella di oggi? Ma io ti posso dire che le sensazioni sono comunque simili e quindi mi fa piacere riviverle. Ovviamente le vivo con uno spirito diverso perché ho un'esperienza differente e quindi magari speriamo che sia che ci sia una svolta diversa rispetto agli anni 2000. Ringraziando tutti i nostri ospiti, tutti voi che ci avete seguito fin qui, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, salutando e ringraziando gli ospiti Alessio Cuccollini, Giuseppe Furasassi, Riccardo Rossetti e tutti voi che ci avete seguito, alla prossima puntata.